Buonasera e ben ritrovati alla Voce di Cremona. Questa sera vedremo una categoria, in particolare quella dei baristi, ma non il classico barista che lavora principalmente magari con le colazioni o lavora di giorno. Andremo a vedere quella categoria che principalmente va a lavorare dopo le 22, quindi ad oggi davvero l'unica categoria rimasta penalizzata per quanto riguarda la ristorazione, perché nel momento in cui loro dovrebbero iniziare a lavorare, devono chiudere in quanto oggi vige la regola del coprifuoco. Però voglio farvi raccontare il tutto più da vicino, da chi la sta vivendo questa situazione, non solo come barista, ma anche come vicepresidente FIPE. Quindi io voglio salutare, dare il benvenuto e ringraziare per essere in studio con noi Emiliano Bruno. Emiliano, innanzitutto buonasera e Buonasera a grazie te e ai per telespettatori. Grazie mille. Volevo chiederti come ti senti in questo momento che tutto è potuto riprendere, ma la realtà, come la tua, ma come anche altri tuoi colleghi, ai quali magari sono proprio affiliati alla vostra associazione, non hanno potuto riprendere a pieno regime o si sono dovuti adattare ad un mercato che non è il loro, perché principalmente il vostro è il mondo della notte. Ti dico sinceramente diviso in due, ecco, diviso in due perché per l'attività sindacale che stiamo portando avanti sono felice per i miei colleghi ristoratori, baristi che finalmente riescono ad avere un briciolo di quasi normalità, anche se normalità sinceramente non lo è perché con mille paletti, mille divieti. E dall'altra preoccupato e in attesa perché sto elaborando il come e quando potrò incominciare anch'io a svolgere il mio lavoro. Ecco, questa è una realtà che adesso parlando di questo, io ho visto, ma avrei visto anche te, come avrete visto anche tutti voi all'interno delle vostre case, cos'è accaduto ieri. Perché ieri è accaduto qualcosa di sconvolgente, c'è stata una vittoria a livello calcistico, quindi l'Inter che ha vinto lo scudetto. E ci tengo a commentare con te quello che è accaduto ieri. Facciamo vedere bene gli articoli in primo piano, perché è qualcosa davvero che fa rabbrividire, ma fa rabbrividire perché? Non tanto per la gente e quant'altro che sta festeggiando, perché ci può anche stare, gioire perché la propria squadra del cuore vince qualcosa di importante come lo scudetto. Non è quello che si contesta, è il fatto che c'è una discriminazione e una mancata osservazione delle regole, ma non solo da parte dei tifosi che vediamo creare degli assembramenti mai visti prima, penso neanche nei concerti di Vasco Rossi, ma creare più che altro dei disagi a quelle che sono le realtà più penalizzate, proprio come la tua. E io sono convinto, certo, che lì in mezzo ci sono anche figli di persone che sono titolari di un'attività che in questo momento sta soffrendo. Quindi io sinceramente veramente da telespettatore, da conduttore televisivo, ma come da essere umano, davvero vedo una mancanza di rispetto, non solo, ripeto, da parte dei tifosi, ma anche da parte delle amministrazioni, delle autorità che potevano prevedere una situazione del genere. Io penso esattamente come te, allora, fatto salvo che l'imbecillità penso che non abbia né colore né genere e a questo punto devo dire neanche categoria. Quindi sicuramente ci sarà stato qualcuno che ha qualche legame con il nostro settore. Io però sono del tuo stesso avviso, nel senso mi fa specie che comunque le autorità che ogni qualvolta noi vogliamo fare una manifestazione, pensiamo di fare una forma di protesta, le abbiamo viste a Roma con quelli di Oapro, l'abbiamo visto comunque anche in mille altre occasioni, anche il nostro prefetto di Cremona, noi aveva comunque detto state attenti che in questo caso non si è visto nessuno, non si è sentito nessuno, nessuno ha potuto prevedere una cosa del genere mi fa specie perché comunque era una cosa che già si sapeva, anche perché il calcio è il pane, è uno dei pani degli italiani. Che potesse capitare una cosa del genere, secondo me, era prevedibile. E questo però è un esempio perché non è l'unico. Noi alla fine la nostra categoria viene sempre penalizzata anche per le due, le tre, le quattro persone quando si poteva fare solo asporto. Scene come queste, scene, mi metto anche come la manifestazione del 1º maggio che con tutto quello per carità, tutta la legittimità che ha come ricorrenza, però ho visto anche lì scene di persone vicine, senza mascherina, che sfilavano, l'avesse fatto un barista, apriti o cielo.
Ma infatti, beh, quello che non riesco a capire, tutte queste differenze, no? Perché alcuni possono, altri non possono, ma gli stessi locali, cioè io dico, il diritto del lavoro, ok, primo diritto della Costituzione, dovrebbe essere un diritto di tutti, quindi se io do la possibilità a te, ad esempio, Emiliano, di poter lavorare perché hai il plateatico fuori, il bar o il ristorante che non ce l'ha, perché non deve avere lo stesso diritto in qualche modo? Guarda, sinceramente anche noi non ce lo spieghiamo. FIPE a livello nazionale, e ti dico anche noi a livello locale, stiamo puntando anche solo per il fatto di poter far entrare le persone almeno alla consumazione al banco, anche perché dopo scene come queste sinceramente diventa quasi ridicolo vietare a noi di, anche perché comunque il nuovo decreto ci dà l'opportunità di far entrare le persone per l'uso dei servizi se strettamente necessario, però possono entrare. Da lì a far consumare tre caffè al banco distanziati, penso che veramente basti solo la volontà di potercelo far fare. E sinceramente perché ci sia questa discriminante non riusciamo a capirlo, ma non da adesso, non riusciamo a capirlo da settembre. Ripeto, noi abbiamo affrontato varie problematiche, abbiamo chiesto dati alla mano dove qualcosa ci dicesse che all'interno delle nostre attività, dove distanziati, sanificati, attrezzati, effettivamente i contagi potessero avere un'impennata. Non ce l'è andato perché siamo chiusi da settembre, i contagi sono sempre stati più o meno allo stesso livello, se di contagi sia purtroppo anche di persone che non sono riuscite a passare la malattia. Quindi forse non è proprio tutta colpa delle nostre attività, però il dubbio a loro non viene. Ah, ci sono, guarda, alcuni messaggi, ma guarda che anche le stesse persone erano indignate. Io ho trovato alcuni commenti sui social media di persone che, guarda, scrivono, ad esempio, adesso non è riferito ai bar ma alle palestre, ma bene o male siamo lì. Palestre chiuse, mi raccomando, che creano assembramento, con dietro l'immagine di tutto l'assembramento che c'era ieri di fronte al Duomo in piazza Milano. Non ce l'ho con gli interisti, ovviamente, avete fatto benissimo, e anzi avreste dovuto festeggiare anche tutta la notte. Questo ovviamente sono le persone che non capiscono poi tutte queste realtà, ma ce n'è anche un altro che mi era piaciuto molto, ad esempio quello del Corriere della Sera: prevediamo un'onda di risalita dei contagi e gli effetti si vedranno anche tra 14 giorni, questo creerebbe un ulteriore danno alla vostra categoria, ma alle categorie che dovrebbero ancora aprire, come ad esempio le palestre, dal 1° giugno. Grande Inter, grande annata, scudetto meritato, l'importante però è cenare all'aperto prima delle 21:30 e bere il caffè in macchina, perché se no facciamo assembramento, e dietro sempre la foto in Piazza Duomo a Milano. Ecco, io tutte queste cose le trovo ridicole, imbarazzanti, e ci sta che poi all'estero si creano tante barzellette sul popolo italiano, perché vedendo queste immagini, vedendo cosa succede, vedendo come vengono gestite determinate situazioni, non mi resta che dire che siamo forse una barzelletta. Allora, ti dico, io non faccio un discorso politico, perché io al massimo posso fare un discorso sindacale, ma la stessa questione dei contagi dell'India, sembrava che si dovessero bloccare tutti gli aerei, alla fine continuano ad arrivare aerei pieni di persone probabilmente contagiate, che sbarcano tranquillamente e poi non si sa, adesso stanno creando degli alberghi dove poterli mettere per controllarli e tutto. Però questo sembra che a chi di dovere interessi relativamente, non quanto è la problematica delle attività di somministrazione come bar, ristoranti o birrerie, che effettivamente sono loro che portano a un contagio, un innalzamento dei contagi così forte da dover poi richiudere. Non lo so, penso che non se lo stia spiegando nessuno, noi sicuramente come categoria men che meno, perché ripeto, durante tutto questo periodo noi avevamo posto il problema dei trasporti e ci hanno detto che non erano loro, avevamo posto il problema dei supermercati e ci hanno detto che non erano loro, eravamo tutto noi. Adesso, il problema è che con la vostra chiusura, aperti o chiusi, i contagi continuavano a scendere e salire costantemente, cioè c'era comunque questa fase altalenante, ripeto, senza l'apertura o la chiusura dei ristoranti e dei bar. Quindi io credo che, ma sono i dati che lo dicono, non sono io, non è Emiliano, sono i dati. Il problema non è la ristorazione, il problema non è il bar, e io credo che questa situazione non si risolva con un coprifuoco alle 22.
Non lo crediamo neanche noi. Beh, io in prima battuta, perché avendo un'attività prettamente serale, io ho un locale, una birreria con cucina, però tendenzialmente per anni ho chiuso alle 4 e poi ho ridotto l'orario alle 3, però il mio clou era sicuramente la sera. Per me il reinventarmi già diventa impossibile, quindi ho per forza quella fascia lì. Lavorare fino alle 22 vuol dire provare a fare qualcosa che sono disposto a fare, l'unica problematica adesso è quella meteo. Però è un reinventarsi e un aspettare di tornare al regime, con però la preoccupante situazione di tutto quello che deve ripartire, che riparte, quindi affitti, bollette, che non so, tutte cose che tra l'altro non si sono mai interrotte, mutui, tutto, riprende tutto. Il lavoro, l'unica cosa che non riprende come dovrebbe è il nostro lavoro, e lì dovremmo fare altri sacrifici e pensare a come poter far fronte a tutto questo, a tutta questa cosa che non è facile. Ecco, un locale, un'attività come la tua, bene o male, che spese ha mensili fisse, aperta o chiusa? Ovviamente aperta sarà di più perché c'è la materia prima che viene consumata, ma chiusa comunque delle importanti spese. No, vabbè, sicuramente, guarda, dall'affitto alle bollette, però io ti dico, già sono solo le utenze. A marzo, ti faccio un esempio, avevo il locale, la caffetteria, avevo l'altra attività che era chiusa, mi è arrivata un'utenza luce di 700 euro, di cui 220 di materia prima, quindi energia, tutto il resto ricalcoli, spese e IVA, quindi dai 200 euro dai 200 la materia prima, dai 200 ai 700 tutte tasse. Questo è un esempio, come può essere il gas, come può essere il discorso dell'acqua. Dopo, in base anche alla locazione, ci sono però attività in pieno centro che magari pagano i 2, 3, 4 mila euro d'affitto. Bravissimo, ci sono attività proprio in Piazza della Pace, adesso ti faccio vedere l'intervista, che arrivano anche a 5, 6 mila euro di affitto al mese, che comunque non si sono fermati. Io adesso voglio far vedere a tutte le persone cosa ne pensano, perché Piazza della Pace da sempre, si sa, è un po' il polo notturno, tranne ovviamente altri locali, proprio quello di Emiliano, però la gente tendenzialmente, una volta fatto serata in centro, poi si va a radunare molto spesso in Piazza della Pace. Vediamo anche come stanno vivendo queste persone. Almeno si guadagna l'aperitivo, cosa che fino ad ora negli ultimi mesi non c'è proprio stato. La ritengo poco funzionale, anche perché poi bisogna convincere le persone alle 10 in giornate così ad andare a casa, e dubito che sarà una cosa facile per le forze dell'ordine e per chi vuole applicare certe norme. Ci hanno imposto norme e regole sanitarie fin dall'inizio, fin dall'anno scorso, e le abbiamo sempre rispettate, sono venuti più una volta a fare controlli e quant'altro. Però, ripeto, sfortunatamente per noi non siamo abbastanza forti per poter dettare le regole ce le detta qualcun altro, e come abbiamo sempre fatto, ci alziamo le maniche e cerchiamo di lavorare. Le 4 ore serali che vengono a mancare sono importanti a livello di cassetto. Ecco, speriamo poi nel bel tempo, perché va bene gli ombrelloni, però in una situazione di temporali forti gli ombrelloni bisogna chiuderli per sicurezza. Io poi ho la pausa pranzo, ma se uno sta mangiando fuori un primo e poi piove, cosa facciamo? Con il secondo glielo pacchettiamo, lo mandiamo a casa? Ci sono anche un sacco di altri problemi, e le 4 ore serali in meno, insomma, sono tante. Le previsioni comunque non sono belle, non sono incoraggianti, quindi speriamo bene. È difficilissimo, veramente difficile. Il nostro incasso lo facciamo dalle 10 a mezzanotte, punto. E al venerdì, al sabato. Se io penso a come si lavorerà quest'estate, con le restrizioni, con gli orari, con il dover fare il vigile per 4 ore, che secondo me è una roba da matti, cioè loro sono bravi, fanno i vigili, vengono pagati, io per gestire 200-300 ragazzi che passano, che vengono, che si siedono, e dire a tutti stai seduto, stai in piedi, metti la mascherina, tira su, non guardare, non baciarti, è una cosa che mi fa impazzire. Perché se no arrivano e ci danno la multa a noi, perché non sono bravi i ragazzi a stare. E quindi questa è la cosa proprio che mi fa soffrire di più e che odio di più di questo lavoro. Adesso io mi chiedo, cioè, è normale una cosa del genere? No, non lo è.
Non lo è, ma non lo è da un po' di tempo. Anche l'anno scorso abbiamo avuto le stesse problematiche, tant'è che già quando c'era stata la prima riapertura avevamo già noi detto al prefetto, cercato di dare delle indicazioni su come, perché c'erano già state delle problematiche dopo il primo weekend libero di assembramenti e cose del genere. Però alla fine anche queste persone che sono adibite ai controlli devono tener conto che noi dobbiamo lavorare, magari lavorare in situazioni di poco tempo, perché non puoi far neanche aspettare i clienti delle ore, e dobbiamo misurare la temperatura, prendere le prenotazioni, vedere che la gente si metta, si tolga la mascherina. Cioè, sinceramente diventa un lavoro estenuante, come se già non ci fossero tutte le altre problematiche. Noi chiediamo, allora io ce l'affrontiamo più che altro con l'amministrazione, dove magari riusciamo ad avere un attimino un po' più di dialogo, dove abbiamo chiesto di avere un occhio di riguardo, nel senso dove ci sia dialogo e non dove ci sia un discorso di sanzionamento ogni volta, perché sennò anche per noi diventa veramente impraticabile poter lavorare in questa maniera. E ti dico una cosa, io anche i colleghi che ho sentito mi dicono che questa prima settimana, a parte il discorso meteorologico che a parte logicamente, però erano a livello di tensione a mille, perché lavoravano, guardavano se passava qualcuno, erano preoccupati. Si fa fatica a lavorare così, dopo quello che abbiamo passato, dopo quello che stiamo passando anche in questo momento, visto che la cosa mi riguarda, quindi ancora la chiusura, poter ripartire, avere una tensione così alta, così forte, cioè, bisognerebbe un po' capirci, un po' da tutti i punti di vista. No, sono d'accordo con te, anche perché già comunque sono realtà. Bisogna rendersi conto che stiamo parlando di situazioni che stanno lavorando al 20, forse il 30%, perché se mediamente un locale all'interno ha 100 posti a sedere, in questo momento con la parte esterna che solitamente è un 20, non oltre il 30% di capienza rispetto a quello che si poteva trovare all'interno, capite che i coperti sono 20-30, con i distanziamenti rischiano di essere la metà, quindi si parla di 15 magari coperti, 15 coperti in due giri massimo. Perché mentre prima nella fascia notturna un ristorante, un locale comunque riusciva a fare due, tre giri, perché magari c'era quello che veniva alle 7, c'era quello che veniva alle 9, c'era quello che veniva anche alle 10, oggi questo non lo fai più. Perché? Perché puoi fare solo quello che viene alle 7, 7 e mezza massimo, alle 9, 9 e mezza hanno paura poi e iniziano ad andare via. Molti abbiamo visto situazioni dove non prendono addirittura nemmeno il caffè, non prendono più nemmeno il caffè per la paura di essere in ritardo. Oltre al fatto, come diceva benissimo Emiliano, c'è il fattore meteorologico, quindi può essere che piova la sera. In questo momento siamo stati anche sfortunati, perché un maggio così freddo è un po' che non si vedeva, un aprile, maggio così freddo, e di conseguenza si rischia anche che le persone magari non escano, come la scorsa settimana molti locali hanno lavorato ancor meno del 20-30% perché faceva freddo a stare fuori, e poi ci ritroviamo con situazioni del genere e io mi arrabbio, per forza. E poi mi permetto di aggiungere, devi anche avere a che fare con la gente, poi non è che tutti poi abbiano capito che cosa si possa, che cosa non si possa fare, o magari subentra anche il discorso di dopo tanti mesi a casa si esce in compagnia, incomincia a dover gestire compagnie di 6, 7, 10 persone, non tutti magari capiscono l'orario, insomma per chi fa le nostre attività garantisco che anche se veniamo reputati non indispensabili, che siamo un'attività di svago, però lo svago noi lo diamo, non è che lo stiamo facendo noi. No, anzi, voi lavorate quando gli altri si divertono, esatto. Perché ricordiamocelo questo. Esatto, e quindi dobbiamo anche interagire con le persone che magari non sempre capiscono, guarda non puoi metterti lì perché non c'è abbastanza distanziamento, o guarda come in questo caso del coprifuoco bisogna andare, perché è capitato, capitano anche queste situazioni che non sono di facile gestione. Per questo chiediamo comunque alle autorità da sempre di avere più dialogo, che sia una cosa proprio di raffronto e non di arrivare con aria sanzionatoria o comunque intimidatoria, perché ripeto, anche a livello psicologico per noi non è assolutamente facile da gestire tutto questo. Quello sono d'accordo con te. C'è da dire una cosa però rispetto all'anno scorso, che le persone erano più favorevoli alle chiusure, coprifuoco e quant'altro, quest'anno non è così. Vediamolo insieme. Cavolata, diciamo ragazzi, non vale. Se tu apri ristoranti, apri bar, almeno fino a mezzanotte ci dovrebbe essere, così non ci aiuti per niente. Perché la gente va a mangiare di fretta,
e poi si accumula lo stesso la gente, a prescindere dagli orari che fanno loro. Guarda il mercato il mattino, vedi già la differenza. Ormai ci stanno uccidendo. Non penso che sia un metodo efficace. Lei è d'accordo o no col coprifuoco delle 22? No, almeno fino alle 23. È una cosa inutile, cioè dovrebbero proprio toglierlo, così come dovrebbero togliere secondo me i colori e tutte queste restrizioni. A me mi dà fastidio, ma purtroppo che puoi fare? Sono già stufo, è un po' un peso, diciamo, non sei più libero di fare quello che vuoi. Penso che loro mirino a ridurre il più possibile quelli che sono gli assembramenti, non so se sia poi la strategia migliore. No, io non sono d'accordo, ma non è che non sono d'accordo, però secondo me non è che serve più di tanto. Non sono d'accordo perché comunque si creano anche degli assembramenti, piuttosto preferisco stare all'aperto nei bar, come diceva lei, o nei ristoranti, piuttosto che si creino assembramenti anche in casa, perché quello è inevitabile. La vedo veramente una stupidata, per non dire qualcos'altro. Cioè, allora, se vogliamo partire adesso fino alle 10 va bene, ma fino al 31 luglio io spero che loro cambieranno idea, mi auguro di cuore, almeno fino a mezzanotte, perché entrando nella bella stagione poi ovviamente la gente esce dopo e di conseguenza, insomma, speriamo. Cioè, gli stessi anziani, che sono quelli più a rischio, dicono che sono contro il coprifuoco. Cioè, questo davvero fa riflettere sul fatto che anche loro stessi sono provati, non ce la fanno più, e sono riusciti a capire che non serve a nulla, perché è comprovato che oggi il coprifuoco, cioè non è che noi abbiamo un virus che alle 10 esce di casa e va in giro. Cioè, o c'è o non c'è. No, poi ti pongo anche una questione che hanno detto anche nelle interviste. Non è che se non escono o non vengono nelle attività vanno a letto, ma anche questa cosa è stata ribadita mille volte. Gli assembramenti ci sono a casa, dove effettivamente nelle abitazioni subentra una certa libertà, quindi non sono distanziati, fanno meno attenzione a tutto quello che logicamente, anche perché in casa non è che rimani rigido. E questa cosa noi l'abbiamo cercata di porre all'attenzione di chi di competenza, abbiamo avuto le stesse risposte così come i mezzi pubblici, così come i supermercati. Ripeto, noi non sappiamo più che cosa poter fare abbiamo chiesto a livello di come associazione di dare degli step, nel senso anche far vedere alle nostre attività che comunque gradatamente si andava migliorando, però sono passati mesi e questa pseudo miglioria del servizio all'aperto è quasi ridicola, se poi attività ancora come le mie che lavorano prettamente alla sera, alle 22 si vedono calare questo coprifuoco, non ha neanche nemmeno senso aprire. So che qualche collega magari che è riuscito ad avere una copertura per l'estivo lo fa, però sentendoci sinceramente non sono contenti, per noi l'orario è fondamentale. Ripeto, se ci fossero i controlli adeguati, con la nostra collaborazione, secondo noi problemi così grossi non dovrebbero essercene. Speriamo che lo capiscano. Sì, anche perché lo si vede anche attraverso i social. Basta aprire poi i social e si vede che la gente comunque in casa fa le cose, ma da una parte io li capisco anche, perché dopo tutto questo tempo di chiusura, un ragazzo soprattutto ha voglia di uscire, di divertirsi, di fare, a un certo punto non può morire psicologicamente. È assurdo. Il problema qual è? È che è quello che per altri, per chi a questo punto viene da dire, per chi ci governa, voi siete considerati un'attività, o molti lo chiamano addirittura il lavoretto estivo, c'è gente che ci campa, da mangiare alle famiglie, e il danno lo vedremo a breve, perché a breve ci sono le scadenze. E io voglio vedere come si fa. Alcune sono già ripartite come mutui e tante altre cose, ma poi anche c'è da tener conto che attività chiuse da un momento all'altro comunque avevano già pianificato una sorta a livello fiscale o economico degli impegni che avevano. Cioè, chiudere così da un momento all'altro senza il lavoro, quindi senza poter avere delle entrate e mantenendo tutto quello che comunque hanno mantenuto attivo, non è facile. E avere la pretesa, anche questo l'abbiamo detto, avere la pretesa di affitti, avere la pretesa di fatture, avere la pretesa, cioè ragazzi, cioè, non è che da oggi a domani siamo diventati dei delinquenti che non vogliamo più pagare nessuno, stiamo cercando di poter arrivare, ma chi ci governa ci deve dare una mano per poter andare avanti a farlo, altrimenti per noi diventa impensabile.
Ecco, questa è la realtà che stanno vivendo purtroppo le attività che principalmente lavorano nelle ore notturne, ma abbiamo potuto tranquillamente vedere che non è che chiudendo queste attività o limitandole così tanto si risolvano le problematiche. Io più volte ho detto che bisognerà imparare a conviverci con questa situazione e come sono ripartiti altri paesi a livello internazionale dovremmo cercare il modo di ripartire anche noi, perché altrimenti non si ci spiega quale possa essere il reale motivo di questa mancata ripartenza. Il diritto al lavoro è il primo diritto della Costituzione, cerchiamo di ricordarcelo, cerchiamo di applicarlo e far sì che non ci siano discriminazioni tra gli stessi imprenditori della stessa categoria, perché altrimenti a breve si rischia di creare non solo un danno economico, non solo un danno sociale, ma un danno che si andrà a ripercuotere sul bene sociale ed economico di tutti. Io voglio ringraziare Emiliano Bruno per essere stato con noi e lo rivedremo, sono certo, il prima possibile, ma voglio ringraziare anche voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima rubrica.